Allora, benvenuto all'avvocato Eugenio Liozzi, al secolo Genegnocchi. Sappiamo tutti che dovremmo dire molto più correttamente Genegnocchi al secolo Eugenio Liozzi, però qui possiamo sicuramente fare un'eccezione e vi spiego il perché. Liozzi è un avvocato, Gnocchi è un comico, Liozzi è uno scrittore, un poeta addirittura, poi ne parleremo. Gnocchi era ed è nell'animo un cantante rock. Liozzi è un calciatore, qui in primo piano abbiamo Massimo Pacini che è stato il suo allenatore di riferimento al Guastalla, e Gnocchi è un opinionista. E a questo punto io mi domando e gli domando: ma Eugenio Liozzi è un pazzo che è convinto di essere Gene Gnocchi, o Gene Gnocchi è un pazzo che è convinto di essere Eugenio Liozzi? Guarda, io ero convinto. Io l'unica fortuna che ho avuto è che non sono mai stato convinto di essere Adalberto Scherer. Quindi questa cosa mi ha un po' salvato, diciamo. Ma io però prima volevo, se me lo consenti, 5 minuti, spiegare come mai io oggi pomeriggio alle 2:30 del 5 di settembre sono qui a Mantova al Festival della Letteratura. Io lo dico perché è giusto che lo sappiate. Io oggi pomeriggio sono qui sostanzialmente perché non c'è lavoro. Cioè, non sai dove sbatti la testa, lo dico molto sinceramente, no? No, voglio dire, quest'estate mi hanno chiamato due feste dell'unità, ma per friggere. No, lo dico. Quindi si fa molta fatica a trovare occasione, anche televisione non se ne fa più, cioè, mi hanno chiamato quelli di Elisir, mi hanno detto: guarda, se ti fai venire un herpes tra 10 settimane ce la puntata sugli herpes, ma non posso venire prima, la settimana prossima ce la puntata sull'infarto, se vuoi farlo. Cioè, si fa veramente fatica, no, lo dico. Allora cosa succede? Stavo cercando, ho fatto anche il provino per fare la pubblicità di No Gas Giuliano. Solo che sono entrato nella stanza, ho il centesimo e sono svenuto. No, volevo dire che fai molta fatica a trovare occasioni di lavoro, e io stavo navigando in internet per cercare qualcosa da fare perché non si riesce a fare niente. E avevo trovato questa bellissima offerta di lavoro della famiglia Elkan. Loro cercavano uno che aiutasse l'Apo a riconoscere un uomo da una donna. No. Sono andato lì, non aveva mica già preso una razza. Allora io non so se voi siete pratici di internet. Quando tu navighi in internet, confermatelo, sei continuamente bombardato da queste spam. No, sono prodotti che pretendono di migliorare la tua attività sessuale. Hanno dei nomi stranissimi, si chiamano Larger Penis, Larger Penis, non so più. Io ho trovato un prodotto che fa il caso mio. Cioè, praticamente questo prodotto non ti allunga il pene, però accorcia tutti quelli degli altri. Tra l'altro avevo anche, la gente non lo sa, ma io avevo anche superato, perché mi è successa questa cosa, io avevo fatto un provino con i California Dream Man. Sì, no, perché è successo questo, c'era da sostituire quello nero, quello di colore. Quello nero di California Dream Man purtroppo è morto, perché sì, perché lo sapete, loro fanno gli addio nubilato, no? Lui doveva fare un addio nubilato proprio a Mantova, e lui doveva uscire da una torta, no? Soltanto che questa torta era una sbriciolona, non ce l'ha fatta, è rimasto soffocato lì. Siccome io sono un naturale sostituto. No, vabbè, poi dopo c'è stato, io c'ho il problema che parlando col perizoma, sono andato in California prima, ho fatto una serata, ma solo che io quando parlo col perizoma attaccato al palo, se mi metto del banconote dentro, mi viene un sorriso. Cioè, devo ballare col prete in mano, questo è un po' tutto, no? Poi, ma
Mario, una telefonata, è una cosa di ironia, perché voglio spiegare come uno capita poi in certi punti, no? Mi arriva una telefonata e sento uno che mi parla in ungherese e mi dice Mac può fare la pornografia. Io fortunatamente sul comodino dove ho il telefono questo punto aereo che si chiama proprio Rispondi in ungherese, non voglio perdere la sua offerta di lavoro, e devo sapere che questo qui è un produttore di film porno che lavora in Ungheria, non so se lo sapete, ma i film porno si fanno tutti in Ungheria, e mi dice Rocco Siffredi hot seat. Cioè praticamente mi dice che Rocco Siffredi aveva avuto un incidente sul set di questo film porno. Cos'era successo? Rocco Siffredi era nudo, era troppo vicino al Chuck. Quando la gente ha fatto praticamente dimezzato. Siccome io sono notoriamente il naturale sostituto di Rocco Siffredi in Italia, e mi chiamano per andare a girare questo film porno dal sapore vagamente politico che si intitolava L'ex ministro del tornello salza tutto tranne quello. Era la storia di un ex ministro della Repubblica, non tanto altro. Vabbè, io adesso chiudiamo, io ho conosciuto Brunetta, perché io sono stato il suo personal trainer. Ma lì ho sbagliato io, gli ho fatto fare troppa pressa. Allora mi ha telefonato, guarda, allora mi arriva la telefonata che ti canta. Tra l'altro Brunetta, non so se lo sapete, tutti i giorni alle 9 cascasse il mondo, fa bungee jump, si lancia dal tavolo della cucina. Allora mi telefona una telefonata che mi fa arrivare qua, mi telefona Melissa P, mi fa guarda dovevo uscire il mio libro, mi sono fatta pure Silvio B, siccome non è ancora uscito vai tu, e quindi per questo sono a posto di Melissa P, sono io. Bene, c'è da dire, non ce la vuoi però. Di quel processo di osmosi tra Chiozzi e Gnocchi, che Gnocchi mantiene tranquillamente foraggio ogni giorno Chiozzi, quindi non ha problemi di sopravvivenza. Beh, Chiozzi tra l'altro, come tutti gli avvocati sappiamo, che deforma la realtà, e Gnocchi invece le dà una nuova forma, in apparenza surreale, però sicuramente più aderente al vero. Direi che possiamo verificarlo ogni mattina con quella sua fortunatissima rubrica sulla Gazzetta dello Sport, il rompipallone, che è temutissima, lo sappiamo, da chi non accetta l'ironia. Beh, quella di lunedì, per esempio, ce la fa davanti su Matri, è incredibile. Matri è il bello del calcio italiano, diciamo il belloccio, perché sembra un po' un bambolotto se l'avete presente. E lui scrive, Camiani torna sull'acquisto di Matri, abbiamo sbaragliato la concorrenza. Lo volevano il Napoli, il West Ham, Alessia Fabiani, ovviamente, e Alessandro Cerchipone. Perché non lo vedevai a trovare? Questa è anche facile, conoscendo Cicchi Paolo è facilissimo. Ma c'è qualcuno che ti hanno censurato, per esempio, mi viene in mente? Ma guarda, certe volte, allora, lo dico sinceramente, quando parli della famiglia Eka, mi ricordo che lui è l'apo, era rimasto senza benzina su una via Botto con una Ferrari mimetica, credo. No, cioè la famiglia Eka non sempre è accetta. Poi una cosa stranissima che io ad esempio non pensavo fosse così, non si vuole tanto che si faccia ironia sui ciclisti, cioè sui ciclisti si fa fatica perché si vede che evidentemente il lettore della Gazzetta è comunque legato al Giro d'Italia. E l'idea sì, perché sono legato alla Gazzetta, però insomma diciamo che sul ciclismo quando fai delle battute un po' chiaramente poi sono tutte quasi tutte legate al doping, arriva sempre prima o poi no, forse sarebbe bene, magari aspettiamo un attimo così, e invece no, sì, questo può capitare, però censurate proprio, c'è da dire no, meglio che non questa no, devo dire no. Poi anche bisogno di successo. Viene da chiedersi, Genia, questo è il Genio dello Sport, che è il suo ultimo libro edito da Pompiani, quello che viene presentato qui al Festival.
Beh, Gene naturalmente ha un sacco di informatori, tra i giocatori, tra i giornalisti, tra gli arbitri, persino tra i presidenti del calcio. Poi ce n'è uno, per esempio, mi pare che sia Cagliaro, il presidente del Torino, che si è lamentato con lui perché gli arbitri una volta fischiavano sempre i falli di costruzione in area e adesso quasi mai. Ma cosa sono cambiate le regole? Ma questo io l'avevo scritto, adesso non so se c'è, perché... Allora, mi chiedi, no, perché il libro, devo dire, nasce, sono 10 anni di Sports Week, che è una week che io tengo sull'inserto della Gazzetta dello Sport, ed è nata chiaramente le rubriche dove uno risponde alle domande dei lettori, le prime domande sono chiaramente fatte dalla redazione, non sono di veri lettori. Poi invece ha cominciato a scrivere i lettori veri, perché c'è stato un rapporto di vera affezione con i lettori, quindi erano le domande più incredibili, le più astruse, le più assurde, quindi è nata questa specie di corpo a corpo con il lettore, per cui uno faceva le domande più strane, io chiaramente dovevo ingegnarmi a trovare la risposta ancora più da deficiente. Allora, uno mi chiede, come mai non si fischiano quasi più i falli di ostruzione in area? La questione del mancato sanzionamento dei falli di ostruzione in area è causata da un problema molto grosso, che è il diffondersi dell'omosessualità nel mondo del calcio. La sempre più marcata e manifesta tendenza omosessuale fa sì che agli arbitri spesso risulti troppo difficile distinguere in area tra un abbraccio frutto di un'effusione sentimentale e uno determinato dalla volontà di ostruire il gioco dell'avversario. Non è un caso, infatti, che tutti gli arbitri siano, nel momento in cui ti parlo, a rapporto da Aldo Busi, il quale ha accettato di tenere un corso per arbitri a Coverciano sulla distinzione tra baci gay e ostruzione in area di rigore. Se ne posso leggere un altro, perché in realtà qui c'è calcio, ma ci sono anche altri sport. Uno mi chiede, ad esempio, che la leggo, perché hai mai partecipato alla Parigi Dakar? E io gli rispondo sì. Ho partecipato nell'anno 1984 con la mia Ritmo Diesel 1200 con Tettuccio Apribile by Tony Fassina. Sono partito da Parigi e durante la prima tappa speciale in Africa, dopo pochi chilometri dal via, avevo appena superato una duna di sabbia quando trovai un enorme cancello con davanti un leone che mi fissava e mi resi conto che era la villa degli antifurti fatti. Allora capii che avevo sbagliato strada e mi diressi verso nord. Ad un certo punto, circa 40 km dal lago di San Bughet, mi fermai e chiesi a una persona di indicarmi la strada, che mi dice: faccia tutta la strada sterrata e ad un certo punto c'è un semaforo. Lei prosegue dritto e trova un altro semaforo. Al confine col Ghana, fa tutto il Ghana, e quando arriva al confine con la Namibia, giri a destra verso lo Zambia. A metà Zambia fa dal lungo Semiburgo verso sinistra in direzione Tanzania, e quando a 5 km dalla Tanzania le conviene chiederla. Inutile dirti che non ho finito con l'edizione della Parigi del Ghana, però arrivato al confine con il Kenya, davanti a un passaggio a livello, ho incontrato Zeudi Araya e in quei 6 anni che siamo stati insieme abbiamo ripopolato il continente nero. Para Ponzi Ponzi. Tra i tanti misteri che Gene, frequentando le figure che campi in calcio, ha risolto, c'è uno che riguarda i capelli di Antonio Conte. Se vi ricordate, quelli della mia generazione ricordano che aveva una bella striscia qua in mezzo, i capelli solo dalle parti, no? Poi adesso invece ne ha un sacco da tutte le parti e sostiene che sono capelli suoi. Ma come sta? Lì, guarda, ci sono due versioni. Uno che lui è di Rizzoli come il padre di San Siena, di una modalità. L'altra che gli si è volata in testa una poiana, le foto di Conte quando giocava nei due, le foto di Conte adesso, voglio dire, non è. Puoi prendere, tanto però lo sanno tutti. C'è da dire che questa storia di rapaci, però la poiana di Conte, in realtà sarà nato l'Aquila di Lotito, perché Juventus Lazio, sapete come è andata a finire, 8 gol in 2 partite. Beh, io so, a proposito di Lotito, che lui e De Laurentiis sono due personaggi che ti hanno sempre, diciamo, intrigato, incuriosito, no? Beh, però ho detto che hai registrato. Ma vabbè, io in realtà ho stremanzi, io devo confidare una cosa, io ho una bambina che
nata da 6 mesi e come sapete tutti il problema dei bambini piccolissimi sono due sostanzialmente, farli dormire e farli fare routine. Per farle fare routine le faccio sentire un'intervista di Lucido. Per farla addormentare le faccio sentire un ragionamento ad alta voce di De Laurentiis. Quindi sono grato a queste persone di esistere. Attenzione, della domenica sportiva che appena parliamo tra poco, adesso parliamo di Sky, però che ha stravolto in realtà il modello delle telecronache calcistiche. Fabio Caressa per esempio ormai non lo tiene più nessuno perché dice, ho letto io in un'intervista, di essere Romero degli anni 2000, ha sposato Benedetta Parodi però in casa cucina lui, padre. Ha scritto un libro, Gli angeli non vanno mai in paradiso, che è stato finalista al premio Valcarella Sport, ha fatto l'inviato in Afghanistan e parla di poker e gioca poker in TV. Io vorrei un tuo giudizio su Caressa e magari anche sul suo socio che è Maurizio Compagnone, questo tipo di territorio. Ma Caressa in realtà io lo conosco bene perché vado spesso a cena da lui, perché quando non c'è la parola. La Parodi si fa solo i tossi. No, ripeto, guarda, per me, io glielo dico anche a lui, cioè, che secondo me per fare il telecronista, lo dico qui, lo dico poi magari, cioè, però secondo me bisogna avere un po' giocato, questo lo dico, e per me, siccome Caressa, io ho avuto l'avventura di giocarvi insieme una volta e poi non mi sono più attirato. Caressa proprio è l'anticalcio, cioè se ci fosse la scarpa nera in Europa, il peggior giocatore d'Europa, Caressa l'avrebbe vinta consecutivamente molto più di Messi. E quindi per me è questo qui il difetto fondamentale, che sì, si farciscono di tattiche, di regolamenti, di cose, ma poi il gesto tecnico se non l'hai fatto, cioè se non hai praticato il calcio, dico anche lo stare in campo, se non sai cosa vuol dire la partita dal campo, fai una fatica, secondo me fai molta fatica. Pizzu non a caso ha giocato non ha giocato in Serie A, ma era nella rosa del Catania, quindi ha avuto un... No, ma si vede, no, è la rosa del Catania, vuol dire comunque che hai giocato a calcio. Beh, secondo me questo è un difetto, ma anche di tanti giornalisti sportivi, anche presenti. dopo avrai una sorpresa che neanche te l'aspetta. Sai, si scherza. Il radio media 0-0 perché chiaramente c'è questo della far così, la difesa della scala così, è chiaro che l'errore o comunque la giocata estemporanea, frutto di genio, è l'essenza del mondo del calcio, se no nessuno guarderebbe più le partite le vai a vedere perché ci sono quei giocatori che ti danno l'idea che il calcio sia ancora questo atto poetico, diciamo, tra virgolette. Senti, poi c'è un'altra cosa da approfondire, perché nelle trasmissioni sportive di oggi ormai sono soltanto le donne a condurre, perché Simona Ventura, Paola Ferrari, Simona Volante, Sabrina Gandolfi, e poi sono poi le star di Sky, no? La Iocchini, Leonardi, erano un'eccezione, adesso sono diventate una regola. Sono diversi, sono tipi diversi, cioè, io lavoro con la Ferrari, devo dire che è un mistero, non dirlo. La Ferrari arriva in studio alle 8, la assemblano, il problema dell'assemblaggio è questo, che la Ferrari, voi non lo sapete, io non so, ma credo che la stragrande maggioranza non lo sappia, la Ferrari viene agita, diciamo così, viene guidata attraverso un auricolare, un po' come faceva Ambra con buon compagno, ed è così, cioè viene continuamente edotta su quello che è l'andamento della trasmissione da Maurizio Losa, che è il curatore, da Paola Caro, che è la sua assistente. Il problema è che quando l'assemblano non sempre l'orecchio viene messo al posto giusto, quindi questo non solo non capisce, ma in più non sente, questo è devastante. Sì, ma la prima trasmissione.
trasmissione di quest'anno, la prima giornata di campionato, Paolo Ferrari ha detto, l'ho registrato, e accanto a te ha detto che la domenica sportiva con te è diventata più molleggiata, ma in che senso? Ma già si è un po' smollato però, perché no, vabbè, intanto lei cerca marito, solo che per sposare devi essere proprietario di un gruppo elettrogeno. Sennò lei va sempre illuminata, quando noi andiamo, la gente forse non sta, sa, quando noi siamo in onda con la domenica sportiva, metà Lombardia è al buio. Come lei era molto rigida, no, anche perché soprattutto non è facile comunque condurre con uno che continuamente ti dice, no, adesso parlo per gli scherzi, con uno che continuamente ti dice siamo lunghi, siamo corti, la scaletta qui, cosa c'è l'intervista, è pronto, allegri per l'intervista, così. E quindi, no, però lei secondo me aveva bisogno anche di uno con cui potesse anche fare un sorriso, cioè potesse anche, voglio dire, anche la conduzione lasciarla anche un po'. Esatto. Senti, ma Maria De Filippi sarebbe in grado di condurre una trasmissione sportiva? Maria De Filippi non è una donna. Però io ho citato una cosa che Roda ha dichiarato che non avresti mai una sua trasmissione neanche se avessi, cito testualmente, le pezze al culo. E si può capire. No, non l'ho mai detto di Maria De Filippi. Io ho letto in un'intervista. No, ti sei sbagliato. Di Fioretti. Ti sei sbagliato. Però hai precisato, niente di personale, come donna mi piace. Ma ti piace di più come donna o come uomo? Come donna. No, Maria De Filippi io la conosco, era l'assistente di Costanzo. No, per me cioè, come donna è sempre piaciuta, cioè tipo la parte, la parte di scherzo, una donna molto molto in gamba. Io non credo veramente ho detto questa cosa. Sabelli Fioretti è di solito uno che le... No, chiamiamo Sabelli Fioretti. No, io invece ritengo che fa una televisione che magari non mi piace particolarmente, però la sa fare, secondo me la sa fare bene, non è la mia televisione, però c'è gente che non fa la televisione che magari intendo io, più non la sa fare, lei secondo me la sa fare. Sai che su di te circolano anche strane voci, per esempio, non so se siano storie o leggende, però anche perché poi il confine sai che non è sempre chiaro. Beh, è vero, per esempio, che quando lavoravi al Canale 5 avevi in contratto proprio il divieto assoluto di provarci con Cristina Parodi? Ma con Cristina Parodi ci ho provato e ce l'ho fatta. Forse ti sbaglio, ma è sempre Sabelli Fioretti. Sempre Sabelli Fioretti. No, beh, Cristina Parodi è perché era sposata con Giorgio Gori, allora che era... Sì, però potevo provarci con Veronica Dario. Perché si vede che Sabelli Fioretti aveva probabilmente una passione per queste cose. Quindi tra le tue compagne in trasmissione c'era anche Affef, che è la moglie di Tronchetti, che proverà. In un'intervista tu hai dichiarato testualmente: bella, bellissima, gran classe, mai vista una donna così bella. Come risulta però che ti abbia invitato a cena un sacco di volte e tu abbia sempre rifiutato. Perché? Vabbè, Affef, adesso quanto gli scherzi, Affef è veramente... bellissima. Togliere il fiato. No, è da togliere il fiato. Poi dopo arriva Tronchetti Povera e ti gonfia lui. No, è veramente una donna... No, non puoi perché se ci provi con la Fer ti pedina la telecom, ti pedina subito. Ha pedinato ieri per niente. Adesso non puoi dire come se ci provi con la Fer, stai scherzando. Comunque lui in realtà fa una vita molto ritirata, perché lo invita Briatore, ho letto, lo invitano... Sì, Dolce Gabbana, sì, Dolce Gabbana l'ha invitato. No, tra l'altro oggi, lo dico, ricorre il 30° anniversario del momento in cui Dolce si accorse che Gabbana era gay. Era il 1983, proprio questo giorno, dopo una sfilata a Parigi, Dolce si chinò per sistemare la... improvvisamente sentì uno scalpiccio le sue spalle. Prima che potesse rendersi conto dell'accaduto, una luce radiosa brillava sugli occhi di entrambi. Una cosa super bella.